figura. È una cosa molto importante, bisogna assolutamente giocarla alla grande, perché la Coppa Italia, perché no, potrebbe essere una cosa affascinante e intrigante per noi. Mister. Buonasera a tutti, grazie. Grazie per l'invito, mi fa veramente molto piacere, è un posto che chiaramente non conoscevo, non immaginavo, la piazza qui è veramente stupenda, meravigliosa, quindi il fatto che ci sia così tanta partecipazione dimostra che questo è un luogo ben frequentato, quindi il fatto di essere qui io insieme a due componenti del mio staff e ai componenti del marketing ci fa veramente molto piacere. Ci auguriamo che insieme quest'anno riusciamo a toglierci delle belle soddisfazioni. Domani è l'ultimo appuntamento che abbiamo, diciamo, di allenamento prima di una partita ufficiale come quella di sabato in Coppa Italia, quindi mi dispiace dovervi lasciare in fretta, però godetevi la serata e noi siamo felici di aver passato qualche momento insieme a voi. Grazie ancora. Noi abbiamo sostenuto questa iniziativa perché sono tifoso del Bologna, ma non solo per quello, perché ovviamente è un'occasione per stare insieme e ragionandoci bene anche per condividere i valori che il Bologna esprime. Io credo che il calcio abbia un potenziale enorme per poter veicolare valori positivi, soprattutto per le giovani generazioni. Non sempre ci riesce, la storia del Bologna invece dice che ci riesce, perché è una squadra riconosciuta per i suoi valori di semplicità, di umanità e di valori positivi dello sport. E lasciatemi dire che solitamente l'allenatore interpreta un po' la storia di una squadra. E Roberto Donadoni lo conoscono tutti, sia come calciatore, soprattutto come allenatore, questi valori li ha sempre veicolati, basta pensare all'esperienza Parma che ha veramente accomunato, insomma, tutta Italia a tifare per lui. Quindi che lui sia l'allenatore del Bologna per noi è un grande onore e che lui sia qua questa sera è veramente il massimo. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Stefano che è stato la grande guida della serata e buona serata a tutti. Poi, grande Giacomo. Giacomo, prenditi un posto qua. Poi Franco Colomba. Dov'è Franco? Eccolo, un applauso. Grande Franco. Per il grande Franco. E poi un applauso grandioso per questo numero 9 che ha fatto sognare Bologna. Beppe Samoldi. E poi un signore che di gol ne ha fatti tanti, ha alzato anche una Coppa dei Campioni. 109 gol ha fatto. Con la maglia del Bologna, 196 partite. Gino Pivatelli! Un ragazzino di classe 1933. Gino. Eccoci. Stefano, prima di... Allora, io... Come abbiamo ribaltato la scaletta... Sì, esatto, abbiamo fatto volte. Un pochino di confusione, tanto che io prego i miei assistenti al gazebo di portare un piccolo omaggio per Roberto Donadoni, come simbolo del Bologna di adesso. È una pietra serena fatta appositamente qui a Castiglione con il logo del Comune di Castiglione. C'è un omaggio anche per te, da parte del Bologna, la nuova maglia. Castiglione 2, mi hanno spiegato perché è il secondo anno che abbiamo questa, benissimo, grazie mille, questa vediamo un attimo se sia il caso di tenerla in bacheca o eventualmente di... Ecco. È una targa con il logo del Comune di Castiglione che è stato appositamente fatto su una pietra serena che è una pietra del territorio della montagna. Grazie. Grazie mister. Devo... In bocca al lupo per tutto quello che sarà il proseguo del campionato. Devo salutare lo staff del Bologna, mister Donadoni, grazie ancora per essere intervenuto. Grazie mister, noi grazie. Continuiamo ovviamente. Grazie, la foto? Siamo la foto tutti gruppo, insieme? Sì. No, no. Ok, tutti insieme qua per la foto che può...